Un viaggiare lento e all'insegna della meditazione di fronte ad un mondo nel quale la velocità è tutto e lo spazio destinato al benessere, oltre che fisico, mentale, si riduce a poca cosa. Nasce così, con la partenza lo scorso martedì 1 settembre dal passo del San Bernardino, le Vie del Viandante, una serie di percorsi a tappe seguendo a piedi antiche vie transfrontaliere. Viaggi interamente documentati attraverso immagini, video, diffusi anche in diretta streaming attraverso i canali social di Le Vie del Viandante, Movimento Lento, Io Cammino in Italia, Via Spluga e poi Montagna Lago di Como, North Lake Como, San Bernardino, Mesolcina, Calanca, Riserva. Ieri a Chiavenna, presso la sala assembleare della comunità montana della Val Chiavenna, incontro con gli organizzatori dell'iniziativa. Abbiamo percorso il Balniscio, dalla Svizzera verso l'Italia, poi la via Spluga, percorreremo nei prossimi giorni la via Francisca, quindi Sentiero del Viandante, e infine arriveremo a Milano attraverso il Sentiero di Leonardo. È un grande onore poter raccontare questo territorio direttamente e camminandolo, a differenza di quello che ho fatto in passato, che l'ho percorso di giorno in giorno con giornate di escursioni. Questo è un cammino veramente bello che ci permette di scoprire il territorio un chilometro dopo l'altro. Una rete di 12 percorsi che uniscono l'Italia alla Svizzera, tutti contraddistinti da una bellezza unica. Per me è una sorta di sogno camminare su queste che sono le mie montagne da una vita e poter pensare di collegare addirittura le montagne con Milano, che è la mia città. Per la Val Chiavenna un'opportunità decisamente importante di promozione e condivisione con i vicini partner. Un progetto molto importante per le imprese naturalmente sono state protagoniste ed hanno, insieme ai soggetti privati che sono i consorzi turistici dei vari territori coinvolti, realizzato dei pacchetti che sono stati già messi sul mercato in occasione della BIT 2020, ma che saranno ulteriormente potenziati gennaio-febbraio dell'anno prossimo. Con gli svizzeri, la zona della Mesolcina e San Bernardino, che attraverso il passo del San Bernardino e il passo del Balniscio, si ricollega al sentiero storico dello Spluga e ci porta a Chiavenna e ci conduce fino a Lecco, quindi attraverso il mito del lago di Como.